Allora, mi dispiace smentire alcuni colleghi candidati sindaci, ma proprio questa sera ho avuto l'occasione di conoscere e di incontrare l'onorevole Oreste Pastorelli della Commissione parlamentare sui lavori pubblici. Mi ha detto che assolutamente la Romea commerciale è in stand by, ma non è assolutamente cancellata. Lo è perché momento di stand by per il semplice fatto economico. Le priorità il governo le sta, diciamo così, rielaborando. Entro l'aprile del prossimo anno faranno il piano delle infrastrutture da finanziare. Non vedo perché noi dobbiamo già partire sconfitti su questa realtà, quando abbiamo sentito qualche mese fa il governo rinominare il ponte sullo stretto, che ha costi ben maggiori. Io credo che se una regione, se una città metropolitana voglio essere degni di questo nome, devono imporsi. Allora qui parliamoci chiaro, quando si invocano i presidenti della regione, i sindaci metropolitani, comunque santoli o padrini vari, si devono invocare sia in senso positivo quanto in senso negativo. Nel senso, vi spiego subito in 30 secondi, se a me un presidente della regione mi viene a dire la Romea, io non ci credo, non la farò mai, ci credo, è ovvio che è così. Quando stanno facendo la Valdastico e magari dal Brennero l'autostrada che verrà fatta, c'è un'ipotesi che va direttamente sui diti della Romagna? Vogliamo questo come veneti? Io penso di no. Allora qui vediamo la validità del nostro presidente e dei nostri assessori, e questo che io chiedo anche ai miei tre consiglieri e all'unico assessore che c'è di Forza Italia, perché anche Forza Italia è in maggioranza, per rispondere a qualche collega che mi ha preceduto e che mi ha trattato da rimasuglio politico. Io non mi sento assolutamente un rimasuglio politico. C'è stato un cambiamento degli equilibri, ma io credo che con la mia dignità possiamo andare avanti. Per quanto riguarda allora la Romea commerciale, favorevolissimo, e sul progetto io ci credo, perché questo sarà il nostro futuro. Finisca. Sì, velocemente sullo sport, non c'è ombra di dubbio che bisogna investire. Sulle scuole ho un'unica novità, che è quella che riguarda l'IPSE. Il corso nuovo ad indirizzo agrario non è partito perché non ha trovato una prima classe in pratica. Ma quando lo troverà il prossimo anno, magari il prossimo anno ancora, c'è bisogno anche di un'azienda agricola. Noi intendiamo, diciamo così, fornirla nell'ex base militare di aviazione che c'è a San Gaetano, fronte Torre del Berro. Quella è una base demaniale che lo Stato, se il Comune farà richiesta, la regala tranquillamente. Per quanto riguarda la fusione, fatemelo dire, noi non inglobiamo nessuno. La fusione è una fusione paritaria che ha un programma normativo ben preciso e i cittadini decideranno sulla base di un progetto. Grazie.